sottoscritto a questo accordo o cogliendo l'occasione di questo accordo, abbiamo predisposto un atto deliberativo che prevede per le autovetture a trazione elettrica o di questa tipologia, per il momento in via sperimentale per un anno, ma giusto per vedere qual è l'assestamento del sistema, che questi veicoli possano accedere alla ZTL con un'apposita autorizzazione e parcheggiare nelle zone a tariffazione gratuitamente, quindi senza pagare la tariffa di sosta. Naturalmente questo è un provvedimento che ha una sua sostenibilità nel momento in cui i numeri sono molto piccoli e tende a incentivare il fatto che i numeri aumentino, perché c'è un elemento di favore nell'uso dell'area urbana per chi abbia questo tipo di veicoli che può contribuire a rendere interessante considerare l'acquisizione di veicoli elettrici. E quindi questo doppio provvedimento, possibilità di accedere alla ZTL e sosta, forse ancora di più da un certo punto di vista, sosta gratuita, sono le due azioni di accompagnamento che l'amministrazione mette in campo assecondando e accompagnando questo accordo. E vedremo sul campo come, se e come questi provvedimenti possano ulteriormente trovare delle forme di evoluzione di comune interesse. Appena le procedure burocratiche abbiano efficacia, ma parliamo di tempi molto brevi. Un anno.